Si conclude qui l'ultima amichevole della Juventus di Thiago Motta. Basta. D'ora in avanti non si scherza più. Si fa sul serio. D'ora in avanti la Juventus dovrà scendere in campo per conquistare 3 punti. Si chiudono queste amichevoli. Sicuramente dal punto di vista dei risultati, le amichevoli estive della Juventus di Thiago Motta non sono state brillanti. Sono state 3 amichevoli più quella con la Next Gen, dove ci sono stati dei brutti risultati. Questo va detto con grande chiarezza, così come grande chiarezza va sottolineato che i risultati delle amichevoli non hanno assolutamente alcun tipo di senso logico. Io credo che da questa partita si possa uscire, non dico contenti perché poi quando perdi da fastidio sempre, io sono infastidito dal risultato finale per forza di cose, però fiduciosi credo che sia il termine corretto, perché io oggi ho visto una Juventus, la miglior Juventus, la miglior Juventus per distacco di queste amichevoli estive con Thiago Motta. In assoluto non c'è nessun'altra partita, sempre pesando in un certo tipo quella con la Next Gen, perché è una partita diversa, che veramente quella è ancora più priva di significato, però credo che sia in assoluto la partita con più spunti di riflessione interessanti. Siamo pronti per il Como? Io credo che la risposta corretta sia una e una sola. Siamo corti, siamo una squadra corta, siamo una rosa corta, non siamo una squadra oggi, siamo un insieme di pochi giocatori. E qualcuno potrà dirmi sì, però in panchina c'erano ancora dei cambi. Sì, ma è un altro discorso. La Juventus oggi non è una squadra terminata, non è una squadra conclusa, non è una squadra pronta per affrontare un anno come quello che dovremmo andare a giocare, che è il più lungo, è il più faticoso probabilmente di tutta la storia della Juventus. Andremo, se tutte le cose andranno bene, secondo me a fare il record di partite giocate in una stagione. Quindi la rosa va sistemata. Questi ultimi 20 giorni di calciomercato diventano vitali per riuscire a dare speranza alla Juventus dentro questa stagione. Oggi io però ho visto che Thiago Motta ha lavorato, e secondo me ha lavorato anche bene quest'estate, con quei pochi giocatori che aveva a disposizione, e con, ovviamente, come tutti gli allenatori del mondo, con i nazionali che sono arrivati poi in una seconda battuta. Oggi la Juventus si disponeva in campo con un 4-1-4-1 in fase di non possesso palla, che diventava la solita impostazione a 3 con un Cambiaso che si alzava sulla linea dei centrocampisti al fianco di Thuram, a differenza di quanto visto con la Next Gen, perché in quel caso anche Danilo entrava dentro il campo, cosa che poi abbiamo visto fare a Danilo e Cambiaso contemporaneamente quando appunto il capitano della Juve è subentrato. Quindi Thiago Motta davanti rimane della sua idea, vuole 5 giocatori sempre, i 2 esterni larghi, la punta che deve venire a fare da raccordo e 2 trequartisti. Invece dietro ci si organizza a seconda di quelle che sono le caratteristiche dei calciatori. Questa è, secondo me, la guida definitiva alla Juventus di Thiago Motta. Questo è quello che vedremo se Thiago Motta deciderà di non scendere a compromessi durante tutto l'arco della stagione. È ovvio che partite di questo tipo sono dispendiose dal punto di vista energetico. Io oggi ho visto molto meglio la Juve sul piano atletico rispetto all'Atletico, perdonatemi il gioco di parole. Sono anche convinto che l'Atletico abbia giocato in modalità risparmio energetico, non si è preoccupato tanto di aumentare il giro del motore, avere un'intensità di un certo livello, anche perché siamo in agosto, il caldo è tanto e ovviamente i giocatori spendono durante queste partite, ma sono sgambate. Bisogna far fatica, se non fai fatica in queste partite allora non ha senso nemmeno organizzarle. I giocatori devono per forza di cose inserire minuti nelle gambe e ottimizzare le giocate. Io oggi ho visto dei pattern di gioco, soprattutto nel primo tempo. Il primo tempo della Juve credo che sia stato molto positivo, il miglior primo tempo in assoluto di tutte le amichevoli che abbiamo visto fino adesso. La Juventus ha giocato una gran partita fatta di possesso palla, di interscambi, di palloni scaricati di prima, di movimento nello spazio senza palla. Tutte cose che fanno parte di un bagaglio che Thiago Motta sta cercando di portare nelle menti dei calciatori della Juventus. Mi sono piaciuti tutti o quasi tutti, con alcuni che potevano essere più limitati. Non prendiamoci in giro, Vlahovic soffre molto questo tipo di approccio. Vlahovic è un attaccante alla profondità, non è un giocatore, non è un centravanti associativo, non è Zirze, non è Benzema, non è Gonzalo Higuain, non è Luis Suarez, non è Lautaro Martinez. È un giocatore che apprezza molto di più la palla in profondità, è un giocatore che fa un po' fatica
anche con lo stop a venire incontro. È un giocatore che anche a giocare di prima fa un po' fatica se non è sull'apertura, sull'esterno che va in profondità. Quindi queste sono cose che deve limare per forza di cose, migliorare. A me Vlahovic non preoccupa, sono sincero, per quanto sicuramente questo tipo di approccio non sia nelle corde ideali di Vlahovic. Io sono convinto che Vlahovic farà una grande stagione, poi ne parleremo quando faremo la prediction di tutti i gol e delle presenze dei calciatori della Juve. Sicuramente è da registrare che sta facendo fatica, deve migliorare quando ha delle occasioni, perché oggi delle occasioni sono capitate sui piedi di Vlahovic, che ha colpito male, sempre con il piede debole, sempre con il destro, però deve imparare anche che durante una partita quelle occasioni capitano, capiteranno e saranno importantissime se non pesantissime. Rifaccio il discorso dell'altro giorno: Vlahovic deve ricominciare a pensare di giocare per la squadra, non di essere il giocatore che deve risolvermi la partita. Me la risolvi mettendoti al servizio della squadra, perché se Vlahovic si mette al servizio della squadra il giocatore andrà sicuramente a trarne beneficio. Questo è quello che deve fare Vlahovic. Questa è la più grande difficoltà secondo me di Vlahovic, ancora di più rispetto a il tipo di gioco di Thiago Motta non è ideale, quello lo può superare con la sua forza, ma deve partire tutto dalla sua testa. Ho visto un Yıldız che va bene nell'uno contro uno, ho visto un Weah che va bene nell'uno contro uno, ho visto anche un Locatelli in grande spolvero oggi, tanto attento in fase di non possesso quanto preciso nel servire alcuni palloni anche a raso terra. È impreciso nel servire palloni molto alti a Yıldız, quella palla se la tieni bassa va in porta, ma non è un problema, la Juventus ha fatto ottime cose, la Juventus ha gestito molto bene il pallone, la Juventus non ha fatto gol, questo è da evidenziare, e se fai dei bei primi tempi o delle belle prestazioni e poi non fai gol non vinci le partite, questo è un dato di fatto, è per quello che vi dico. Oggi era l'ultimo giorno in cui potevamo giocare, potevamo scherzare, potevamo prendere in considerazione il resto. Dalla prossima il risultato e la prestazione andranno prese di pari passo. Ad oggi concentriamoci soltanto su quello che abbiamo visto e secondo me darci una grande boccata d'ossigeno e di positività e di fiducia. Perché Thiago Motta con quello che aveva sta lavorando. Quando e se, e mi auguro di sì, arriverà anche altro, Thiago Motta dovrà essere bravo a lavorare anche su quello in tempi brevi. Perché la stagione è alle porte, tra 8 giorni abbiamo l'esordio in campionato, tra 6-7 inizieranno a scendere in campo anche le altre, quindi per forza di cose iniziare a dare un'occhiata anche agli altri e preoccuparci di noi stessi, questo va fatto 100%. Nel secondo tempo la Juventus prende un gol per un gran velo di Correa e un gran tiro di Joao Felix. Dal punto di vista difensivo si poteva far meglio, sì, quando prendi gol puoi far sempre meglio, ma credo che l'Atletico abbia fatto una gran giocata. Il 2-0 è durante un arrembaggio con un Fagioli che scivola sul pallone e con un Cabal che si ritrova in mezzo a due uomini e fa una sorta di frittata, perché comunque si trovava costretto ad inseguire per un errore del compagno. Succede, capita, è ovvio, sarebbe meglio non farlo capitare, però capita. Cabal è stato irruento, Fagioli non doveva perdere quella palla, sono situazioni, sono attimi di gioco, momenti di gioco che possono cambiare i risultati, quindi dobbiamo prestare particolare attenzione. Io credo che i cambi non siano entrati molto bene, né Danilo né Fagioli, soprattutto Danilo, al di là dell'errore grande di Fagioli, ma Danilo ha sbagliato 3-4 palle che non sono errori che lui fa di solito, quindi non so se è entrato con poca grinta, poco piglio, poca voglia, non lo so, però non è stato un grande ingresso di Danilo e anche Fagioli si è visto decisamente poco. Cabal continua a non convincermi dal punto di vista dell'impostazione da dietro, è stata una popular opinion nell'amichevole contro il Brest, in tanti mi avete detto ma no, a me è piaciuto tantissimo, io anche oggi gli ho visto fare degli errori che sono errori da giocatore che non può permettersi di fare quelle robe se vuoi partire sempre al basso. Mi sembra un po' come Gatti, un giocatore che deve cercare di essere un po' meno grezzo, ma lo stesso Bremer ha fatto un errore nel primo tempo mentre cercavamo di uscire in fase di disimpegno, errori che non deve fare. Il tasso tecnico lo aumenta decisamente Douglas Luiz. Il secondo tempo la Juventus è calata tanto di ritmo, atleticamente sembrata un'altra squadra. Il primo tempo è stato molto bello, nel secondo le lingue pesanti, lunghe. L'Atletico è squadra vera, ha fatto i cambi, ha messo dentro i giocatori forti, ha aumentato il livello. L'Atletico è una squadra che quest'anno ha comprato Sorloth a quasi 40 milioni di euro, gli è entrato Joao Felix, ne spenderà nei prossimi minuti un centinaio circa per Julian Alvarez. È una squadra forte,
l'Atletico Madrid, c'è Griezmann, c'è lo stesso Correa davanti a tanti giocatori qualitativi. Noi siamo una squadra che in questo momento non ha i ricambi, quindi è normale che tu non possa durare 90 minuti ad alto livello, ad alta pressione, ad alta intensità, senza cambi in una domenica d'agosto, la settimana prima di iniziare il campionato. Quindi io sono dell'idea che la Juventus possa migliorarsi ulteriormente aumentando la qualità tecnica e quindi inserendo un difensore al posto di Gatti, inserendo Kobbeners al posto di Locatelli, io dico ancora anche un terzino, immettendo anche un esterno, si sta parlando tanto di Nico, di Conceição, vedremo se arriverà uno o tutti e due o addirittura magari un altro, una sorpresa. La Juventus può migliorare sul mercato, però quello che Thiago Motta ha dato alla squadra, poi vengono fuori i limiti tecnici dei giocatori che magari sbagliano lo stop, sbagliano il tiro, sbagliano il passaggio, ma la squadra è organizzata. La squadra ha una grande organizzazione. Oggi la Juventus ha una grande identità tattica. E questa è la notizia più positiva da portarci a casa oggi. Poi abbiamo perso, come in queste amichevoli abbiamo fatto già altre volte. Non abbiamo vinto nessuna partita se non quella con la Next Gen. Ma io ribadisco, cioè, io martellerò sempre su questo fatto. Non posso giudicare i risultati delle amichevoli. Poi la settimana prossima si inizia a fare sul serio. E lì possiamo poi iniziare a dire, ma Mimo, ma adesso secondo me c'è da essere soddisfatti di essersela giocata veramente a viso aperto, soprattutto nel primo tempo, ripeto, dove avevi ancora la possibilità di farlo perché eri fresco, era al loro pari, avevi i giocatori degli 11 titolari, dove loro invece poi hanno fatto tante sostituzioni, te la sei giocata secondo me nemmeno alla pari, anche qualcosina di più. Per me la Juve almeno un gol se lo meritava oggi, non tanto perché ha avuto tante occasioni, ma per la gran mole di gioco prodotta. Poi quando arrivi lì devi far meglio. Yıldız che tira a giro, Vlahović che invece che andare sul secondo palo libera lo spazio per Douglas Luiz che arriva da dietro, va quasi a pestargli i piedi e poi tira fuori, tira male col destro e robe del genere. Quindi queste sono tutte cose da migliorare. Però ribadisco, per me la Juventus oggi è arrivata in una buona situazione tattica e ora la palla passa a Giuntoli, perché Thiago Motta al suo lo sta abbondantemente facendo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Vi ricordo il contest su Twitter e su Instagram per partecipare all'estrazione dei 9 biglietti per assistere dal vivo all'esordio di Thiago Motta all'Allianz Stadium. Ci auguriamo con qualche giocatore più in rosa. Ciao a tutti ragazzi e forza Juve!